È per vecchi attriti dovuti prevalentemente a motivi di natura economica che due famiglie sono venute alle mani nei corridoi del reparto di ginecologia dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Ad avere la peggio è stata una sessantenne che ha tentato, impugnando un coltello, di dividere il fidanzato della nipote e il proprio compagno che se le stavano dando di santa ragione. La donna è stata colpita alla testa con un pezzo di metallo, riportando una brutta ferita al capo che è stata suturata dai medici dello stesso pronto soccorso. Tutto è partito dal duro scontro verbale tra il giovane e il compagno della donna. I due, dalle parole, sono passati subito ai fatti. Alla vista dell'arma da taglio impugnata dalla sessantenne, il padre del giovane, fino a quel momento rimasto fuori dalla lite, si è intromesso e, senza pensarci due volte, afferrando la pattumiera in metallo situata nel corridoio, ha colpito la donna alla testa. Stordita e con la faccia trasformata in una maschera di sangue, la sessantenne è stata soccorsa dai medici in servizio. In ospedale è intervenuta la polizia, che ha denunciato le tre persone coinvolte per rissa e uno di loro anche per lesioni aggravate.